Mi chiamo Silvia Silvozzi, il mio ruolo in bottega è progettazione e partnership. Quindi mi occupo dei progetti, di scriverli, di pensarli, di ascoltare la comunità, immaginarli e costruirli insieme a loro. Non solo con la comunità, ma anche con un insieme di altri partner che sono locali, nazionali e anche internazionali. Ed insieme a loro quindi mi occupo di sviluppare, mantenere ottime relazioni per continuare a costruire nel tempo le idee progettuali che stimolano quindi il terzo settore, il benessere della comunità infine. Lavoro in bottega da novembre del 2018 e in questi anni bottega ha sviluppato diverse iniziative, diversi progetti, abbiamo visto diversi eventi internazionali. Cos'è per me bottega? Innanzitutto è un luogo d'incontro, è un luogo d'incontro della domanda, dell'offerta di lavoro, ma soprattutto del bisogno della comunità e della riflessione insieme alla comunità di come si possono, di come si possa rigenerare la comunità insieme alle forze attive dal punto di vista sociale, economico e politico della città di Ascoli, della comunità del Piceno e anche con il partenariato di altri enti a livello nazionale e internazionale. Quindi un luogo di incontro. È un luogo di soddisfazioni perché sì, sicuramente possiamo incontrare tante persone, vedere progetti che nascono all'inizio come idee e si concludono come pratiche buone, positive e che abbiano senz'altro rigenerato piccoli pezzetti di territorio, di persone e di comunità. E cosa fa bottega? Abbiamo ospitato tavoli di ascolto, di relazioni, tavoli di lavoro tra i soci di bottega che sono ben quasi 190 in tutta la realtà del Piceno. Abbiamo organizzato eventi locali, nazionali e anche internazionali. Organizziamo tavoli di coprogettazione, formazioni di management del terzo settore, ma anche di fundraising e di come si possa partecipare a bandi e di come il terzo settore in fondo possa essere sempre più performante nel lungo periodo. In particolare in questo periodo abbiamo appena concluso il progetto delle comunità resilienti ai tempi del Covid, un progetto a livello internazionale quindi che coinvolge Italia e Spagna sulle tematiche di una economia rigenerativa e che sia capace di sostenere l'ambiente, l'uomo e la natura. Stiamo lavorando su un nuovo progetto Erasmus che permette quindi alle scuole di lavorare a stretto contatto con il terzo settore per permettere ai nostri giovani di diventare attivi e protagonisti anche a livello sociale.